Ciao a tutti, bentornati alla nostra rubrica Ti Metto Sotto. Oggi Dodge Challenger, terza generazione, quindi dal 2008 in poi. Questa 2017, gran motore, 6400 centimetri cubici, 392 pollici cubici, 477 cavalli, 637 newton metri di coppia. Una cannonata! Andiamo a vederla sotto com'è. Ragazzi, eccoci qui sotto questa fucilata di macchina, ragazzi. Tanti cavalli, quindi gomme larghe, 275, 40 R20, bellissime. In questo caso sono nuove. Andiamo a vedere subito le sospensioni anteriori, il sistema che hanno ideato, che poi secondo me è la copia di Mercedes, a vederlo come è strutturato, con le sospensioni autodipendenti, ma un curioso braccio che va dal braccetto superiore al fusello intero, al mozzo per intendersi, un bel mozzo con un arco bello grande, un po' sistema di Mercedes sull'avantreno, se vogliamo paragonarlo a una nostra europea. Poi, allora, questo veicolo in particolare, come abbiamo detto, è un V8, quindi bellissima bancata di sinistra e la bancata di destra un po' più nascosta, il motorino d'avviamento posizionato come classico sulle macchine americane, gran motore, ma questo modello ha una grande particolarità. Allora vediamo i due catalizzatori, 1 e 2, ma la grande particolarità di questo veicolo è questa qui, il cambio. Ragazzi, questo monta un cambio manuale 6 marce più retro, e devo dire che su una macchina americana è un po' una rarità a trovare. Non è che è raro, ma insomma sappiamo tutti che per l'antonomasia le macchine americane hanno i cambi automatici. Poi vediamo l'albero di trasmissione, ormai è una consuetudine vederlo montato sulle auto a trazione posteriore, quindi che attraversa tutta la macchina sopra le marmitte. Qui abbiamo l'incrocio di tubi di scarico che serve per bilanciare lo scarico e l'aspirazione, cioè per aiutare la carburazione. L'albero di trasmissione arriva al nostro differenziale autobloccante posteriore. In quest'auto vediamo che ha anche delle farfalle sugli scarichi destra e sinistra, servono anche questi per bilanciare i gas di scarico, non per fare più rumore, che sarà una conseguenza, ma servono più che altro per bilanciare la pressione, contropressione che hanno lo scarico. Andiamo a vedere la sospensione posteriore, anche la sospensione posteriore è molto usata da tante case costruttrici, un bel braccetto grande di diciamo come primo più solido, diciamo la solidità della sospensione c'è sempre, però è aiutato dai tiranti laterali. Qui abbiamo un tirante che aiuta a non muovere la sospensione in caso di accelerazioni brusche, e sappiamo che questa macchina ne ha, non ne mancano. Molle normali, ammortizzatori in questo caso sono stati sostituiti con una marca più performante. Bella il disco freno posteriore, tutti ovviamente questa macchina è sopra i 400 cavalli, ragazzi, andiamo incontro a veicoli con enormi dischi freno, sia anteriori che posteriori. In questo caso sono baffati, autoventilati, baffati, pinze. Allora, queste sono 4 pistoncini posteriori, e ora andiamo a vedere anche le anteriori, che dovrebbero essere 6 pistoncini. Quindi poi vediamo bei semiassi interessanti per sorreggere le accelerazioni brusche che questa auto ha. Qui vediamo la sospensione uguale, niente di che. L'unica cosa, ecco, allora, il serbatoio ben nascosto, bello capiente, perché con un motore del genere abbiamo un bel serbatoio da 105 litri, credo. E vado, ritorno velocemente verso i dischi dei freni avanti e le pasticche. Sono 4 pistoncini, ma di dimensioni maggiori, ovviamente. Quindi se andiamo a vederli, ecco a voi come rimane, come viene con un bel cerchio di 20, ma il disco credo sia 380, e quindi tanti complimenti alla signora Mopar. Per adesso vi saluto e vi ringrazio, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.